quando sono stato rimesso all'ospedale, deve essere stato per i responsabili, deve essere stata una decisione non facile. Dove mandiamo un ragazzo di 16 anni e mezzo, quanti ne avevo io? Dice, dove lo mandiamo? Allora decisero di mandarmi al distretto militare. Siccome tutti i militari, io stavo in un ospedale militare, tutti i militari che venivano dimessi dall'ospedale venivano mandati al distretto, e perché dice, beh, mettiamoci pure lui e mandiamo al distretto. Al distretto la prima cosa mi dettero subito una divisa dell'esercito sovietico, mi dettero, mi assegnarono anche un fucile che era scassato e che non sparava assolutamente. Fui assegnato anche ai turni di guardia, perché sempre con questo fucile che non funzionava in ogni modo, quindi evidentemente c'era qualcuno da affidarmi un'arma. E sono rimasto lì per parecchio tempo, fino a che un certo giorno mi comunicarono che avrei dovuto partire perché ero stato assegnato a un reparto. Era quello di cui mi aveva messo in guardia l'ambasciatore, e allora mi misi a rapporto dal colonnello comandante del distretto. Andare al colonnello e disse, io non parto, perché dicevo, non parti, è arrivato l'ordine, devi partire, tu parti. E allora, non parto prima di tutto perché io non sono cittadino sovietico, secondo perché ho 17 anni e ancora non li ho 17 anni, e non credo che anche nell'Unione Sovietica a queste età si faccia il militare, quindi state sbagliando tutto. Io non. Cosa, questo insisteva che dovevo partire, e a un certo momento, per la seconda volta dopo l'uscita dal lager, sono scoppiato a piangere. Allora questo colonnello mi è venuto vicino, mi ha abbracciato, dice, oh, calma, ti stai tranquillo, non fare così, non c'è bisogno, va bene, non ti faccio partire, resti qui. Dice, adesso chiederò istruzioni a Mosca e poi vedremo che cosa fare. Tra l'altro l'ambasciatore mi aveva scritto delle lettere in cui diceva che lui aveva comunicato praticamente alla stampa, una conferenza stampa, e aveva parlato con tutti i giornalisti, e tutti i giornali avevano pubblicato la mia storia lì in Russia. E quindi io tirai fuori di queste lettere, facendogli vedere che c'erano tante intestazioni, carte intestate all'ambasciata italiana Mosca, eccetera. Quindi, ecco. Fino a che a un certo punto venne l'ordine di farmi avvicinare, non di rimpatrio, ma di mandarmi a un campo di raccolta vicino Odessa, dove radunavano questi sbandati un po' da tutte le parti, e poi per poi rimpatriarli. Io arrivai lì in questo punto di raccolta vicino a Odessa, a Lusdorf, a 18 km da Odessa, proprio sul mare, io la sera andavo a vedere il rientro dei pescatori che tiravano le reti, eccetera. Quindi era. Solo che era il solo italiano, e mi fecero trovare là una ragazza, capitano dell'esercito sovietico, che diceva che conosceva l'italiano, ma a me mi sembrava che parlassi meglio io, tanto che poi a un certo punto parlavamo in russo più che in italiano, perché questa diceva, dove hai studiato l'italiano? Io sui dischi, questa aveva studiato, aveva fatto un corso sui dischi in italiano, pensava di parlare l'italiano correntemente, invece, ormai io invece il russo l'avevo imparato, quindi cioè, infatti questa che dopo due o tre giorni la mandavano via perché non c'era bisogno. In questo campo cominciarono ad arrivare dei soldati italiani che erano scappati dai campi della Russia Bianca, ovvero sia di Slux, Staridorog, tra l'altro ne parla anche Primo Levi nella tregua di questi due campi. Erano scappati da questi campi, avevano cercato di attraversare il confine con la Romania sul fiume Prut, erano stati ripresi e l'avevo mandato lì dove stavo io. Io volevo fare un passo indietro per dire quello che è stato come ritorno alla vita, quali sono state le tappe più importanti.
ho dentro dell'affetto per questa ragazza, perché questa infermiera, si direi, è un ragazzo eccezionale, insomma, per puoi dirci il suo nome? Come si chiamava questa infermiera? Si chiamava Lida Grimbaldi, tra l'altro Grimbaldi che sembra un nome italiano addirittura, era di Vinnytsia, una cittadina a sud di Kiev in Ucraina. E quindi quella è stata una cosa molto importante, è stata anche molto importante una partita di calcio. Quando io ero militare, stavo con le cose, organizzarono una. Io giocavo da ragazzo, come tutti i ragazzi, non è che fossi un fenomeno, però mi piaceva giocare, e, insomma, facevo la mia parte, volevo fare un amatore, un ragazzo che mi piace dire calcio a un pallone. Organizzarono una partita di calcio, quello lì per me fu un gran giorno, fu veramente il giorno della vita, la gioia che ho provato quel giorno io poche volte l'ho provata nella vita. E quindi significa, questo sta a significare che sì, a un certo momento si può tornare alla vita. Certo il ricordo di quello che è stato rimane, nessuno... non passa niente, rimane tutto quanto dentro di noi, però riprende pure la vita. Quando hai rimesso piede in Italia? Quando? Ha rimesso piede in Italia, quando è entrato in Italia? Io, tra l'altro, lì ho detto che eravamo stati raggiunti da questi militari italiani. Devo dire la verità che c'erano tanti bravi ragazzi, ma erano tutti quanti un po' facinorosi, e una trentina era. Tant'è vero che a un certo momento, insofferenti, quella che loro chiamavano prigionia, che prigionia, andavamo a Odessa, prendevamo il camion che partiva tutte le mattine per Odessa, potevamo andare in città, ritornare quando volevamo, quindi non vedo che quale prigionia potesse essere, che uno poteva scorrazzare liberamente per le strade di Odessa. E quindi cercavano di mettersi d'accordo con un pescatore che li portasse a Costanza in Romania, facendoli fare 200 km di mare da Odessa, come fosse cosa. Questi qui gli hanno detto di sì, poi naturalmente sono andati a avvisare l'autorità la notte quando questo peschereccio è partito, si sono trovati le vedette con tutti i riflettori addosso e l'hanno rinchiuso in uno scantinato là dentro. Questi sapevano che io ero in contatto con l'ambasciatore, cominciavano a dire di scrivere all'ambasciatore che erano trattati male, cose eccetera, io scrissi sta lettera ingenuo poi, cose. E l'ambasciatore fece in modo che arrivasse una commissione di cose per controllare le condizioni di questo posto. Non avevo niente, non si stava assolutamente male, tant'è vero che quando poi arrivò l'ordine di rimpatrio con il treno, il colonnello che comandava questo posto dice: qui ci sono passati 12.000 francesi. Dice: ti assicuro, mi disse a me, io ero uno di quelli con i quali stava in buoni rapporti, ti assicuro che 12.000 francesi non mi hanno dato tanto da fare come 30 italiani che avevano scatenato tutto. Allora, questo treno che doveva riportarci verso l'Italia, esattamente dovevamo andare a San Valentino vicino a Jena, dove c'era un punto di scambio con gli americani, noi scambio, dovevamo essere consegnati agli americani. In questo campo di San Valentino dovevamo fare la remoruro, fare la quarantena. Allora questi militari cominciavano subito a dire: ma dice, io me ne vado per conto mio. Un po' quello che ha fatto Lello Perugia nella tregua, che è descritto nella tregua, che è vero, tant'è vero che Lello Perugia poi l'ho incontrato a Bucarest. E quando tutti quanti dicevano, sai, dice, molti di questi, dice, io quando ho passato il confine me ne vado per conto mio, così arrivo in Italia prima, così non faccio la quarantena. Quell'altro diceva: ah, ma io ho la ragazza qui, dice, ma chi si muove? Dice: io resto qui. Quell'altro che diceva che Bucarest era la piccola New York, quell'altro addirittura cercava la droga già allora. Cioè, Bucarest la trovo, quindi insomma era già così allora, attenzione, qui parliamo del 1945, quindi
nel tardo autunno del 1945, all'inizio dell'inverno. Io ai coscivi russi temevo che se qualcuno se ne andava per conto suo, questi vi avrebbero chiuso il vagone e ci avrebbero riportato indietro. Io, è un'eventualità, non la certezza, ma che possa esistere questa eventualità. Allora, appena passato il confine tra Chisinau, che è la capitale della Moldavia, e Iași, che è la prima città di confine della Romania sul fiume Prut, io scesi dal treno, che poi tra l'altro è una grande città, Iași, scesi dal treno, dice, dai, vado a fare un giretto, tanto sai che sai quanto tempo sta fermo, ci vediamo dopo. Uscì dalla stazione e me ne andai per conto mio. Girai per tutta la città tutto il giorno cercando il consolato italiano, siccome io non conoscevo una parola di romeno, però è una lingua latina e quindi praticamente si riesce a farsi capire. E io, dopo aver girato tutta la giornata, riuscii a trovare il console italiano, il consolato italiano. E disse, guarda, io sto qui, sono di passaggio, gli raccontai tutta la storia, c'era cioè il treno che stava andando, qualcosa, che io stavo molto male, che ero stato in ospedale tanti mesi e non me la sentivo, e questo qui mi ha preso, caricava in macchina, mi portò all'ospedale, mi fece ricoverare. Ritornò subito la mattina dopo, poi venne la moglie, poi ritornò il pomeriggio, la sera, eccetera, eccetera. Dopo qualche giorno che se invece te la sentiresti di proseguire il viaggio, ma certo, io sì, adesso sto meglio, tanto pensavo che quello che doveva succedere ormai era successo. E mi dice, bene, allora ti faccio un foglio di via,